progetto a cui tenevamo tantissimo, no? Noi stiamo cercando davvero di caratterizzare questo posto, questo luogo, un po' più di un aeroporto, no? un posto non solo funzionale ma proprio esperienziale, emozionale. E qual è il modo migliore di raccontarle queste esperienze, queste emozioni con un mezzo così efficace come quello della radio? Questo è un posto davvero importante, speciale, è una piccola città, anzi neanche tanto piccola, è una bella cittadina. Noi in questo rapporto lavorano stabilmente circa 50.000 persone, il tesserino, il distintivo, diciamo, di Fiumicino, ai quali si sommano i nostri passeggeri. In questi giorni sono 110.000, Federica, come ha detto, ma insomma nei giorni di picco, diciamo che spesso presto vedremo di raggiungere nuovamente, raggiungiamo anche 150.000, quindi qua stiamo parlando in certi momenti di una città che conta tipo 200.000 abitanti o passeggeri. Questo è davvero importante, ma non è solo un discorso appunto di dimensione, tante persone, un luogo grande, un luogo così importante, strategico anche per il nostro paese, ma appunto un luogo speciale. Perché speciale? Perché speciali sono le persone che passano da qui, perché speciale è il loro stato d'animo. Qui abbiamo persone che vivono dei momenti appunto speciali, abbiamo persone che sono caratterizzate da forti emozioni, da grandi storie, diciamo, da curiosità, da spirito di avventura, di scoperta, di persone che appunto vogliono raggiungere le proprie mete, diciamo, lontano da qui, però una logica appunto di avventura, di scoperta. Abbiamo persone cariche di affetto, di amore, di calore, perché vanno a ricongiungersi con i propri cari, con i propri affetti. Abbiamo persone che cambiano vita, contro il futuro, che vanno contro il futuro con voglia e con appunto spirito appunto di scoperta. Le persone che costruiscono il proprio futuro viaggiando per lavoro, aggiungono un altro mattoncino ai propri sogni, al proprio essere. E abbiamo naturalmente anche tantissimi viaggiatori esteri che invece vengono appunto carichi di meraviglia, carichi di curiosità, con una fame incredibile di bellezza, vengono a Roma da tutte queste origini. E posso dire che atterrano a Roma e hanno subito la dimensione del luogo in cui sono atterrati, perché questa propensione all'arte dell'aeroporto di Fiumicino, lì c'è Salvatore Mundi, ci sono opere di Lodola, cioè abbiamo veramente, ci sono tanti altri progetti che state portando avanti. E davvero si ha subito, cioè atterro in un aeroporto, se per caso ho il dubbio di dove sono, capisco subito che sono a Roma. Ed è tantissima bellezza facendo anche emergere. Non è tanto il caso di Salvatore Mundi, che naturalmente era esposto, ma per esempio le statue, le sculture dell'Ostia Antica erano, pensa, in un magazzino, non erano neanche esposte, nessuno, come è ovvio, opere vere. Abbiamo magari degli americani o dei cinesi che dicono, ma questi gessi, queste sono stampe 3D? No, queste hanno una storia di 2000 anni e la portiamo qui, la facciamo emergere, la esponiamo e la raccontiamo. E la raccontate anche con queste, io amo molto, scusate, ma io amo veramente questo posto, è pazzesco, queste pillole di arte, di storia, di cultura che noi vediamo sulle colonne a LED, per cui tu chiacchieri, magari stai bevendo un caffè, intanto ti cade l'occhio e impari qualcosa sull'arte.